Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Sono vestita da casa, ma non è importante. Oggi ragazzi non vi voglio parlare di nessun prodotto, di nessun cosmetico, niente di tutto ciò, ma voglio parlare di cinema. Non so se lo sapete, ne abbiamo parlato poche volte, però comunque ne ho parlato qui sul canale, della mia e anche di mio marito, della nostra grande passione per il cinema. Quindi noi siamo gente che guarda molti film, anche molte serie TV, ma nell'ultimo anno più film. Proprio per questi motivi, oggi decido di fare questo video perché non mi è mai capitato, devo dire la verità, nella mia vita di vedere, in un periodo molto ravvicinato due film che per me si sono rivelati due flopponi allucinanti. Uno più cocente dell'altro. Allora, parto col dire che siamo andati al cinema sabato sera a vedere The Equalizer 3, terzo capitolo di una trilogia, appunto. Non si sa se è il terzo e ultimo capitolo, io spererei di no, spero che ce ne sia un quarto. Si tratta di film tipici americani dove c'è l'uomo che fa fuori tutti i cattivi. Vi faccio questo riassunto molto semplicistico perché di questo parla di Equalizer. C'è il primo capitolo, bellissimo, secondo capitolo, magnifico, il terzo capitolo è arrivato appunto quest'anno ed è ambientato in Italia. Già dalla visione del trailer e il fatto che era ambientato in Italia e si parlava di mafia, camorra, eccetera, eccetera, non mi faceva impazzire. Non perché debba essere un argomento tabù, per carità, ma perché ne parlano un miliardo di film. Mi sembrava un po' banale. Ok. Però, per completezza, siamo andati a vedere anche il terzo capitolo, anche perché abbiamo un paio di nostri amici maschi, amici di Simone, diventati anche poi miei amici, molto fissati come noi sul franchise appunto di Equalizer, e quindi siamo andati con loro al cinema. Ce lo eravamo già detto quando è uscito il trailer un anno fa o 10 mesi fa, che saremmo andati insieme, per cui ci siamo andati. Allora, vi ripeto, la trama è quella. Questo Denzel Washington è un ex agente, diciamo, della CIA, ormai in pensione da un bel po' di tempo, e passa, diciamo, la sua pensione ad aiutare le persone in difficoltà. Questo lo faceva nel primo capitolo, nel primo film, lo ha fatto nel secondo e anche nel terzo. Quindi, quando lui vede delle ingiustizie, delle cose appunto non corrette, cose scorrette che capitano a gente innocente, lui fa fuori tutti, per cui è un film che dà molta soddisfazione, ti fa molto empatizzare. Perfetto. Questi film sono tutti ad opera del regista Antoine Fuqua e sono tutti strutturati in una maniera un po' precisa. Tutti gli Equalizer, dovete andare a vedere, dovete conoscere il genere, sono basati molto sui silenzi, cioè sono film incentrati proprio sul protagonista, su Denzel, che appunto, ripeto, aiuta gli altri per redimersi di azioni che ha fatto, che ha compiuto quando lavorava appunto da agente della CIA. Perfetto, lui si deve redimere, per cui aiuta le persone indifese. Ok. Sono film basati sui silenzi perché non ci sono molti dialoghi, cioè tutto incentrato su di lui. È veramente, sono dei film magnifici. Io li ho tutti e due in DVD, il primo e il secondo, il terzo non lo comprerò. Il terzo, ripeto, mi ha deluso perché questi film nascono per farti vedere. Nella prima parte ti fanno vedere le cose che combinano i cattivi, ok? E tu già sai che alla fine del film, o comunque nella seconda parte, Denzel gli farà un culo così ai cattivi. E quindi c'è tutta questa preparazione della prima parte anche negli altri due film, nei due film precedenti, nei due capitoli precedenti, in cui appunto si vede questo crescendo di gente bastarda, gente cattiva che compie delle cose atroci, e tu dici: già sai, guardate, mi viene la pelle d'oca, già sai che Denzel li farà fuori malamente proprio per fare giustizia. E dici: vai, massimo godimento, assolutamente. Ok, in questo film qui ho avuto una sensazione, una volta terminato, che ci fosse un po' di incompletezza, nel senso, nella prima parte abbiamo visto delle azioni becere da parte appunto dei cattivi, in questo caso mafiosi, camorristi italiani, che poi hanno fatto un sacco di papocchi tra mafia e camorra, le hanno mescolate, hanno mescolato anche gli accenti tra pugliese e campano.
una certa un po' di confusion, ma non importa. Quindi vedi compiere delle azioni becere, crudeli e dici: mamma mia, adesso Denzel vi strapperà il cuore a morsi. In realtà, la parte, diciamo, in cui lui dà il massimo di sé e quindi dovrebbe spaccare i culi a tutti i cattivi, viene risolta in 6 minuti. E quindi non hai quel crescendo di godimento che dici adesso, vedi, la seconda parte del film, gli ultimi 30-40 minuti, non se ne salva uno e Denzel. No, si risolve tutto in 5-6 minuti e amici come prima, ha ucciso tutti i cattivi, che poi, se andiamo bene bene a pensare, la mafia, la camorra, non ti basta uccidere 12 persone, quante persone dovresti fare fuori? Ecco, quindi non è neanche tanto realistico, però tu ci credi lo stesso. Comunque, ha fatto fuori questa gente qui, finito film. Bene, sono rimasta un po' con l'amaro in bocca, non perché sia un brutto film, ma l'ho trovato incompleto, cioè non mi ha dato quelle emozioni che vado cercando se mi vado a vedere un Equalizer. Se siete persone che amano questi film qui, sono film molto violenti, perché, però sono estremamente gratificanti, perché vedi il buono, quello che adesso è diventato buono, che si deve redimere per le azioni passate, quindi fa fuori i cattivi attuali e li fa fuori proprio malamente, per cui empatizzi, ti gratifica, dici, vedi, c'è ancora qualcuno che fa giustizia, che bello, ecco, un po' utopico, però bello. Questo qui mi ha lasciato un po' così, un po' che sono uscita dalla sala, ho detto a Simone: sì, ma quella roba che ti lascia Denzel non ce l'ho, cioè sono andata via un po' incompleta. E i nostri amici, quelli che sono usciti dalla sala con noi, che poi purtroppo non avevamo tutti i posti vicini, quindi eravamo in 3-4 da una parte e 3 dall'altra, ci siamo poi confrontati e siamo rimasti tutti più o meno della stessa idea. Questa cosa qui del finale un po' frettoloso ci ha un po' guastato la sensazione di soddisfazione che prevaleva nei capitoli precedenti. Mi auguro che faranno il quarto, anche se dovessero fare il quarto, devono farlo velocemente perché l'amico Denzel Washington, comunque una settantina di anni li ha. Non credo che voglia fare il prossimo capitolo tra 10 anni quando ne ha 80, anche se è un uomo che comunque si tiene in forma, per carità. Però, ecco. E questo era il primo film. Il secondo film. La delusione proprio a livelli altissimi è un film di cui su YouTube qui parlano tutti benissimo. Non ho sentito, se non pochissime a sprazzi, recensioni negative. Cioè è un film che stanno amando tutti, lo stanno pubblicizzando, lo stanno esaltando. Si tratta di Oppenheimer di Christopher Nolan. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono fan del regista Christopher Nolan. I suoi film non mi piacciono, non mi piacciono le cose troppo arzigogolate da capire. Probabilmente non ho neanche una mente così eccelsa, probabilmente è anche colpa mia, ma se io devo fare uno sforzo incredibile, cioè io non sono fatta per la filosofia, per quelle cose tutte, ok, per tutti i castelli in aria. Quindi se già mi devo scervellare come una pazza quando vado al cinema mi passa già la voglia. Quindi non sono fan di Christopher Nolan, al di là dei tre Batman che ha fatto. La trilogia di Batman mi va bene, gli altri film non mi sono piaciuti. Quindi si tratta di Inception, Interstellar, Dunkirk, poi aspetta, ce ne sono altri che non. Tenet, per carità. Ecco, non sono film di Nolan. No, scusatemi, non sono fan di Nolan, però sapevo che Simone voleva andarlo a vedere, anche perché il trailer è stato ultra mega pubblicizzato, più o meno come Barbie. Tra l'altro siamo andati anche a vedere Barbie, molto molto carino, ve ne parlerò se vi interessa in futuro. E, il trailer è stato molto molto promosso, sia sui social che anche in TV, ma anche nei manifesti, proprio pubblicizzato alla grande, e quindi giustamente se mio marito voleva andarlo a vedere, andiamo. Per carità, io da appassionata di cinema non mi tiro indietro a niente, a meno che non siano film grotteschi, disturbanti, horror, che non sono i miei generi favoriti. Però Oppenheimer, ho detto andiamo, anche perché è comunque interessante sentire la vita, diciamo tra virgolette, non è proprio così, però la biografia della persona che poi ha
eseguito, ha ideato, eseguito con tutto un pool di scienziati appunto la bomba atomica. Quindi si tratta della nostra storia, un film reale, ok. Un film che non ho sopportato dal primo momento in cui è iniziato perché ha dei dialoghi di un ritmo molto molto sostenuto. Un ritmo incessante, cioè inizia subito con dei dialoghi. Vabbè, Oppenheimer è già studente, laureato, quindi è già un fisico, è già uno scienziato. E vediamo, diciamo, dagli inizi del suo lavoro poi come si evolve. Però i dialoghi, ripeto, hanno un ritmo veramente serrato, molto veloce. E mi viene da dire, se tu, abitante italiano, qui in Italia, io credo che noi abbiamo una cultura generale medio-bassa. Credo, credo, e io sono parte appunto di questa cultura, assolutamente non sono di più e neanche credo di meno. Se tu non conosci molto molto bene le vicende che hanno portato appunto all'ideazione, all'esecuzione, ma non conosci bene neanche i nomi degli scienziati, i nomi dei politici che sono stati coinvolti appunto nella creazione della bomba atomica, rimani un po' spiazzato perché i dialoghi, ripeto, sono molto incalzanti, sono molto veloci e tu non hai neanche il tempo di capire con chi sta parlando adesso. Sta parlando con Lewis Strauss, che loro chiamano Stross, e quindi fai un po' fatica e dici: ah, ok, quindi questo Stross è un politico che, capito, si fa una fatica incredibile a delineare il singolo personaggio, visto che il film procede in maniera veloce, ma non il film, i dialoghi. Il film è di una lentezza, come dire, infinita, cioè il film procede a livello grafico, a livello di immagini, di situazioni in maniera lenta, proprio, come dire, una tartaruga, mentre i dialoghi sono molto veloci e quindi già questa discrepanza a me ha dato molto fastidio perché devo capire chi sono tutti i personaggi, devo incasellarli, devo capire chi sono gli scienziati. C'è anche Einstein e c'è quello e c'è quell'altro e c'è Stevens e c'è una pieno di scienziati, cioè ci vuole anche un attimo, mentre invece le singole scene sono scene lente. Altra cosa che non mi è piaciuto, questa alternanza continua di passato, presente, presente, passato, passato, presente, passato, presente, passato, presente, presente, passato, 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 presente, presente, passato, passato, presente. Tutto così è il film. Senza scriverti come fanno tanti film, un anno prima, 20 anni prima, 10 anni prima. Lo fa giocando un po' con i colori, quindi talvolta è bianco e nero e talvolta è a colori. Per esempio, mi pare che tutte le situazioni che riguardano questo politico che ha tentato di andare poi contro Oppenheimer, questo Lewis Strauss, detto Stross, perché si legge così, sono tutte in bianco e nero ed è Robert Downey Jr. che lo interpreta. Mentre invece, le scene con Oppenheimer, quindi Cillian Murphy, che tra l'altro è un attore che io ho sempre apprezzato, ma che anche lui ha ceduto alla chirurgia, non si può vedere tutto rifatto in faccia, vabbè, non importa, sono tutte a colori. Quindi, dialoghi velocissimi, scene molto lente, alternanza di passato-presente, non fruibile a tutti quelli che non sanno benissimo, non conoscono a menadito la storia, proprio appunto che ha portato non solo alla creazione, l'ideazione, la creazione, l'esecuzione, allo scoppio della bomba atomica. Non tutti lo sappiamo, perché credo appunto che abbiamo una cultura tutti medio-bassa, più o meno, perlomeno io ce l'ho e lo dico. Ecco, questo non mi è piaciuto, ci sono altre cose che non mi sono piaciute, un attimino che. E poi, stavo dicendo un attimino che faccio mente locale, e poi è un film di una pesantezza inaudita, perché dopo, già prima dello sgancio della bomba, era lento. Dopo lo sgancio della bomba c'è tutta una sottospecie di processo di alcuni organi governativi statunitensi, appunto a Oppenheimer e a questo Lewis Strauss. Tutto molto 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 lento. Poi alcuni personaggi non mi sono piaciuti per niente, per esempio la prima, diciamo, compagna, la prima fidanzata di Oppenheimer, una pazza incredibile. Vabbè, ok. La seconda compagna, quindi la moglie poi effettiva di Oppenheimer, odiosissima, cioè nel senso l'unica cosa che ha saputo fare è fumare, bere, fare i figli con Oppenheimer e dirgli: ma tu devi fare così, fatti rispettare.
Queste sono le uniche sue battute, anche quell'attrice lì, Emily Blunt, completamente tirata dal lifting, non importa, c'è proprio la fiera del lifting. Vabbè, quello poi sicuramente fa parte della realtà, cioè è andata proprio così. Oppenheimer, dopo che appunto è stata sganciata la bomba atomica, ha avuto questo flusso di coscienza, come se si fosse pentito e quindi pare che non abbia collaborato poi alla creazione della bomba all'idrogeno. Questo è quel poco che ho capito e non so neanche se l'ho capito giusto, perché è stato un parto e poi mi sono anche addormentata nel mentre. E quindi nella mia mente, una mente logica, la mia, non so quella degli altri, la mia mente logica dice: ma scusa, ma se il governo ti propone di costruire una bomba, ma secondo te la bomba perché cosa la vuole usare? Sicuramente per fare una strage, no? E quindi come fai, cioè a farti venire i rimorsi dopo che l'hai costruita? Cioè, mentre la costruivi, non pensavi che forse questa bomba avrebbe sterminato un sacco di persone? Vabbè, comunque non importa. In tutto questo mi sono anche addormentata nella prima parte di film perché, ripeto, era proprio lento. Io non mi addormento mai al cinema, mai. Mi capita veramente di rado. E poi soprattutto dipende anche dalle luci. E le luci di Oppenheimer veramente mi hanno. Una dormita di 20-25 minuti me la sono fatta e sono stata da Dio. Poi mi sono alzata, mamma mia che male al collo perché ero tutta incriccata, perché mi sono addormentata così proprio. Però veramente, bah, devo dire che tutto questo entusiasmo che circonda questo film io non lo condivido. Quindi mi verrebbe di consigliarvi di andarlo a vedere. Se vi piacciono i film di Christopher Nolan, se vi piacciono i film che durano 3 ore, percepite 6. Ecco, una cosa forse che è stata carina di questo film, che forse posso salvare, è questo continuo rimbombare, quindi nel surround del cinema, dello scoppio della bomba. Cioè, quindi molto spesso, anche quando Oppenheimer magari al processo non sa cosa rispondere, gli tornano alla mente le immagini di quando appunto hanno testato questa bomba, ci sono molto spesso dei suoni che riconducono proprio allo scoppio della bomba e quindi quello l'ho trovato abbastanza interessante, ci sta. Tutto il resto non mi è piaciuto, la fotografia, gli attori, non mi è piaciuto proprio per niente. A volte penso, lo dico tra di noi che tanto è un canale molto piccolo e questi video di solito non se li caga nessuno, ma non importa, che sia un po' una moda fare il video su YouTube e dire Oppenheimer è un film magnifico, dovete vederlo, un film imperdibile, perché io sfido anche, cioè stento a credere più che sfido, che tutte le persone che erano in sala con noi ieri, perché siamo andati a vederlo ieri, tutte le persone che sono andate a vederlo e che io conosco personalmente, che abbiano tutta questa cultura di sapere gli scienziati che appunto componevano il gruppo con Oppenheimer, qual è il rapporto tra Oppenheimer e Einstein, che si capisce sinceramente molto poco, quei pochi dialoghi che hanno si capisce poco, almeno io ho capito poco. Cioè, boh, due film che mi hanno lasciato perplessa, ma di Equalizer lo posso perdonare perché tutto sommato è un'americanata, ok? Detto francamente. Oppenheimer è anche un'americanata, però insomma, tratta una tematica che io l'avrei trattata diversamente. Poi io non sono un regista, ma avrei fatto la vera e propria biografia di Oppenheimer e avrei dato meno spazio agli altri, dei dialoghi un po' più lenti, avrei introdotto i personaggi in maniera leggermente più lenta per far capire allo spettatore: ma chi è questa gente? Non siamo tutti esperti di storia americana. Certo, abbiamo studiato le guerre mondiali a scuola, ci mancherebbe pure, ci manca. Però, boh, non lo so. A volte si tratta un po' di moda. E la moda dice che tu devi dire che Oppenheimer è bellissimo. Infatti, diversi nostri amici ci hanno detto: andate a vederlo perché è veramente fenomenale. Vabbè, siamo andati a vederlo. Io sono uscita perplessa. Mio marito, meno perplesso di me, lui ha gradito qualcosina in più, però anche lui non mi ha detto: mamma mia, che spettacolo! Quindi siamo rimasti un po' così. Per me, questi sono due flop. The Equalizer, però lo perdono perché comunque è un film che nasce
per non essere un film di divulgazione storica, ecco, tra virgolette, Oppenheimer invece non mi è piaciuto per niente. Mentre invece Barbie mi è piaciuto, non so se lo avete visto, non direi che sia un film top, però è un buon film di intrattenimento, ha un buon ritmo, una buona durata, è molto molto colorato, per cui sapete che io amo i colori, per cui Barbie l'ho gradito. L'unica cosa che critico in questo film di Greta Gerwig, che tra l'altro è uscito a luglio, è l'utilizzo della parola patriarcato, perché in sostanza, non voglio fare spoiler, se non l'avete ancora visto guardatelo e poi venite qui, ma non, cerco di non spoilerare. È un film che attraverso i personaggi di Barbie e Ken e il loro mondo fittizio prende spunto per criticare la nostra società attuale abbastanza fondata sul patriarcato. Però la parola patriarcato la ripetono 50 volte. Capito? Quello mi ha dato un po' fastidio perché tanto si era capito. Dillo una volta, boom. Per quanto riguarda gli attori, mi sono piaciuti tutti. Mi è piaciuto molto Ken. Devo dire che ho empatizzato con Ken, ma è stato fatto apposta perché se nella società reale il patriarcato vige, nella società fittizia, no, è un po' il contrario, quindi Ken tenta di instaurarlo, ma poi fallisce miseramente. L'interpretazione del ragazzo che fa Ken è di Ryan Gosling, un attore bellissimo che anche lui è passato sotto le mani del chirurgo. Cosa devo dire? La mia è una crociata inutile, sterile, per cui chi se ne frega. Però vorrei cogliere l'occasione con questo video qui. Tanto lo guarderanno in pochi, ma non importa, di segnalarvi un canale YouTube molto 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 interessante di un chirurgo plastico statunitense, americano, che si chiama Gary Linkov. Segnatevelo, Gary Linkov. È un chirurgo plastico che tra l'altro ha l'alopecia, per cui me lo rende anche un po' simpatico, cioè lo adoro, altro che simpatico, lo adoro proprio. E lui in ogni video, essendo appunto chirurgo plastico proprio di professione, uno studio molto famoso dove opera, non credo che operi VIP, comunque opera, analizza anno per anno le foto dei VIP, quelli più famosi ovviamente americani, e ti dice tutti gli interventi chirurgici che hanno fatto. Mi si è aperto un mondo, già io sono una molto osservatrice, per cui lo vedo quando un attore si rifà una minima cosa, lo vedo subito. Sarà un difetto probabilmente, non lo so, pregio, difetto, non lo so, comunque sono molto attenta, ok? E però in alcuni video veramente mi ha aperto un mondo. Ad esempio andate a vedere quello di Ryan Gosling, vedrete quanto è rifatto. Ha fatto di recente anche quello di Cillian Murphy e anche lì, vabbè, niente. Questo era un video per tenerci un pelino di compagnia perché vi dirò la verità. Abbiamo appena cominciato il palinsesto, la programmazione diciamo autunnale, anche se l'estate non è ancora terminata. Tra l'altro oggi fa caldo qui a Torino. Io vorrei proporre qualche video riflessione, ma non so come viene accolto. Visti gli ultimi tentativi seri che ho fatto nel mese di maggio, quello che è accaduto, non so se riproporre nuovamente i video riflessione perché non so se piacciono e se rimangono interessanti. Per cui attendo che me lo facciate sapere. E se no, riprendiamo con gli aneddoti quelli un po' molto leggeri, perché ne ho diversi, anche quelli me li sono scritti, me li sono segnati. Niente, io vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e non l'ho detto a inizio video, ma le opinioni sono estremamente personali, per cui se avete visto i tali film e vi sono piaciuti, peace and love, bravi, sono felice per voi. Ciao!